Bentrovati carissimi, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Siamo al 30 gennaio e ricordiamo Santa Giacinta Marescotti. Ascoltiamo. Fin da piccola Clarice, questo è il suo nome di battesimo, sognava una vita agiata e un buon matrimonio. Conobbe il giovane marchese Capizzucchi e se ne era innamorata, ma ben presto questi fu destinato alla sorella minore di lei, Ortensia. La delusione di Clarice fu talmente forte che decise di non perdonare il padre per averle preferito la sorella e iniziò a rendergli la vita impossibile. La spedì così a Viterbo, nel monastero di San Bernardino, dove aveva studiato da piccola e dove si era già fatta suora un'altra sorella, Ginevra. Clarice prese quindi il nome di Giacinta, si sottomise alla vita della comunità, abbracciò il voto di castità, ma si fece terziaria francescana per non sottostare alla clausura. Neppure i voti di obbedienza e povertà facevano per lei. Continuò a vestirsi con abiti raffinati, ad abitare in un appartamento ben arredato dove molti amici venivano a farle visita e a farsi servire da due novizie. Nonostante lo scandalo che dava, Giacinta visse così per 15 anni. Poi si ammalò gravemente e capì. Era nella sofferenza della malattia che il Signore l'aspettava. «Oh Dio, ti supplico, dai un senso alla mia vita, dammi la speranza, dammi la salvezza», pregava. Una volta guarita, chiese perdono alle consorelle e si spogliò di tutto. I successivi 24 anni della sua vita furono anni di privazioni e di dedizione al prossimo, specialmente ai poveri e agli ammalati. Riuscì a organizzare l'operato di due istituti assistenziali, i sacconi, così chiamati per il sacco che indossavano i confratelli durante il loro servizio, infermieri che davano aiuto ai malati, e gli oblati di Maria, che portavano conforto alle persone anziane e abbandonate. Giacinta morì nel 1640 e subito fu venerata come santa, in particolare tra quelli che erano stati grandi peccatori e successivamente convertiti. Durante la sua veglia funebre, tutti vollero portarsi via un pezzetto della sua veste per conservarlo come reliquia e così il suo corpo dovette essere vestito per ben tre volte. Sarà Papa Pio VII a canonizzarla nel 1807. Quelle di Giacinta erano, quando era ragazza, in gioventù, le ambizioni, possiamo dire, anche di una ragazza dei nostri tempi, insomma, avere una vita serena, agiata, magari trovando un bel marito che le consentisse anche di avere un tenore di vita interessante, comodo. Ebbene, lei si innamora della persona giusta che le poteva consentire di avere questo stile di vita, però qualcosa va male perché il padre non darà in sposo a lei quest'uomo, ma alla sua sorella, e quindi lei rimarrà veramente arrabbiatissima da come è andata a finire questa storia, tant'è che ci dicono le biografie che poi lei questa rabbia la manifesterà in tantissime maniere, tanto da rendersi insopportabile a tutta la famiglia. Noi possiamo immaginare che questo racconto sia un po' esagerato per poi sottolineare bene la conversione di Santa Giacinta, ma un fondamento di verità c'è. Le è pesato tantissimo dover rinunciare a questo amore, ma anche al patrimonio che comunque in quanto sposa avrebbe potuto godere. Che cosa accade? Che il padre, un po' esasperato da questi comportamenti di cattiveria, di continua provocazione da parte di Giacinta, la manda in monastero dalle Clarisse. Lei non vorrà farsi monaca comunque, e qui emerge sempre questo carattere anche di autodeterminazione che Giacinta ha sempre manifestato già da giovane. Sarà terziaria francescana, così eviterà la clausura, ma la sua consacrazione è una grande messa in scena. Vive in due stanze ben arredate, riceve ospiti. Lei è consapevole di non vivere la sua vita in pienezza, in sincerità, ma anche le persone che le stanno attorno. Questa cosa dura, pensate un po', per 15 lunghi anni. Quando poi qualcosa stravolge la sua vita, non è una cosa bella, è una malattia.
una malattia che sembra condurla alla fine. E non solo, alcuni lutti importanti in famiglia la turbano e le levano la pace. Lei però inizia a capire a questo punto il valore della vita. Inizia ad aprirsi alla preghiera, a supplicare Dio di salvarla. Dio la guarisce. E qui inizierà la vita di una nuova Giacinta, quella che noi conosciamo come Santa Giacinta. Questo per dire che cosa, fratelli e sorelle? Che le malattie talvolta sono veramente un dono. Se noi riuscissimo a capire questo. Oggi la sofferenza è sfuggita a tutti i costi. Il cristianesimo ci insegna che non è bello soffrire, che non ci piace la sofferenza, ma ci insegna che la sofferenza ha un senso, che Dio non spreca quello che noi soffriamo. Allora questa è una certezza che veramente oggi deve scriversi nel nostro cuore. Signore, lo so, sto soffrendo, non è merito tuo, perché tu non sei cattivo che mi mandi le cose brutte, non sei cattivo che ci fai soffrire, non sei tu l'origine del male, della sofferenza, ma tu sei l'origine della salvezza. E questa mia sofferenza, tu che la conosci, tu che mi ami, saprai ricompensarla e lo farai. Ci doni questa certezza di intercessione di Santa Giacinta che l'ha sperimentata in prima persona. Santa Giacinta, prega per noi.